il liceo scientifico di Caltagirone ha organizzato una tavola rotonda sul tema Il paese ha bisogno di legalità, prospettive etiche a confronto. Vediamo il servizio. Ci troviamo al liceo scientifico di Caltagirone dove è in corso una tavola rotonda sul tema della legalità, prospettive etiche a confronto. Tanti infatti relatori illustri, tra cui il vescovo Monsignor Carlo Geroperi. Un'aula gremita di ragazzi sta ascoltando gli intervenuti. Io penso che intervenire a scuola sia il luogo adatto se vogliamo mettere le basi, i presupposti per una società diversa anche per quanto riguarda il tema della legalità e il tema dell'eticità. Non è scontato che questi discorsi passino agevolmente tra i banchi di scuola, anche perché normalmente vengono visti come discorsi astratti, lontani e quasi inutili, perché sembra che la realtà sia una e invece poi le prospettive siano altre. Io mi auguro che il tentativo di questa mattinata, che conclude evidentemente un percorso, un cammino, abbia dato a questi ragazzi la sensazione che c'è un grande margine. E questo grande margine dipende da noi, dove ognuno si può scommettere sino in fondo e dove i discorsi non si svolgono a livello impersonale, si dice, si pensa, si fa, ma incomincia ad essere coniugato a partire io voglio fare, io voglio decidere, io mi voglio schierare per la legalità. Ecco, me lo auguro, perché per davvero questa è una partita che dobbiamo combattere su tutto il fronte, altrimenti è in gioco la nostra civiltà occidentale, soprattutto è in gioco l'uomo. Abbiamo il dovere di formare le coscienze dei giovani al rispetto delle regole, innanzitutto dobbiamo dare ai giovani conoscenza dei grandi fenomeni di illegalità, soprattutto dobbiamo educare i giovani ad essere responsabili, a sentire forte il dovere del proprio impegno personale, sia nei confronti dei fenomeni di illegalità e quindi nel contrastare questi fenomeni, ma soprattutto l'impegno personale a sentirsi responsabile nei confronti degli altri, perché un paese vive bene solamente quando ognuno è consapevole dei propri doveri che alimentano i diritti di tutti. Parlare di legalità è sempre importante, è importante perché la legalità entra all'interno di ciascuna vita e delle vite della collettività. Quindi è fondamentale anche sviscerare tutti quelli che sono gli aspetti della legalità, che sono aspetti che in qualche modo toccano il nostro quotidiano, affinché ci sia quella modificazione, quell'evoluzione sociale, personale, che in qualche modo possa migliorare la nostra vita, il benessere e l'inserimento all'interno della nostra società. La giustizia, principi di giustizia, di legalità, del saper vivere tranquillamente in società deve uscire fuori, sono concetti che devono uscire fuori assolutamente dai palazzi della giustizia, quindi gli incontri devono esserci, bisogna farli, perché i ragazzi molto probabilmente hanno una concezione deformata della giustizia, della legalità, perché la si vede in televisione, nei mass media, nei giornali, ma bisogna invece portare un contatto diretto, perché solo così si può riuscire a spingerli a cambiare un po' quelle cose che non funzionano. E come diceva il Sua Eccellenza il Vescovo, bisogna cambiare noi stessi per poi iniziare a cambiare anche gli altri.